Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciate un messaggio. Oggi faremo il tutorial di questa collana. Non è finita, perché poi vi farò vedere come chiuderla la collana. Andremo a realizzare delle strisce di questa lavorazione, che è il punto strega, e andremo, se avete dei colori di cotone o di altri filati che vi avanza, io ho utilizzato questi colori. Avevo dei gomitoli che mi avanzavano, quindi ho realizzato questa collana. Questo è una collana lunga, ma potete benissimo fare un girocollo come meglio preferite. Io qui ho eseguito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una ventina di fili in questo modo. Ma voi, se la volete realizzarla più pomposa, potete andare avanti e fare questa lavorazione. Adesso andiamo a vedere il materiale che serve e poi andremo a realizzare il tutorial e poi vi farò vedere come chiudere la collana. I materiali che occorrono per realizzare questa collana sono questi filati. Io ho utilizzato filati 100%. Io ho utilizzato questi filati 100% filo di Scozia e sono il delfino numero 5. Questi filati sono il numero 5 e anche certi il numero 7. Di svariati colori. L'uncinetto che ho utilizzato è del 2,5 e questo è il punto strega. Adesso vi faccio vedere come realizzare il punto strega. La lunghezza, questa collana l'ho realizzata lunga, ma potete benissimo realizzarla anche come girocollo, come meglio preferite. Potete utilizzare i lati di qualsiasi genere, avete degli avanzi come io ho avuto di questi avanzi e quindi ho realizzato questa collana. Adesso andremo a realizzare, vi faccio vedere come realizzare il punto strega e poi come unire la collana. Andiamo a utilizzare il verde, questo verde. Come inizio dobbiamo realizzare 40 catenelle. Facciamo il nodino, lasciamo un pezzetto, facciamo il nodino in questo modo. Adesso andiamo a realizzare 40 catenelle. Abbiamo realizzato 40 catenelle. Il punto strega è fatto in questo modo. Alziamo il filo in questo modo. Il filo lo alziamo a nostro. Io l'ho alzato in questa altezza, ma potete alzarlo un po' più basso o un po' più alto. Poi prendete questo filo in questo modo. Con queste due dita tenete in mano i fili, sia quello semplice che quello doppio, in questo modo. Entriamo, rientriamo di nuovo, prendiamo il filo, usciamo e andiamo a realizzare un punto basso. Questo è il punto strega. Di nuovo ci alziamo, prendiamo il filo con queste due dita.
Blocchiamo, entriamo, rientriamo di nuovo e andiamo a realizzare un punto basso. Io facendo questa elaborazione, le altezze del modulo sono un po' più alte, un po' più basse, perché lo preferite farle in questo modo. L'importante è che quando arrivate alla lunghezza desiderata, cioè quando siete arrivati, avete fatto un filo e siete arrivati alla lunghezza, gli altri fili che farete, farete sempre la stessa lunghezza. Andiamo avanti, alziamo il filo, prendiamo il filo in questo modo, teniamo in mano. Adesso noi abbiamo uniti questo gruppo di fili, adesso dobbiamo unire questi qua per chiudere la collana, quindi facciamo in questo modo. Questi vanno chiusi da questa parte e questi vanno chiusi di là. Quindi facciamo così. Ci mettiamo in questo modo. Questi li abbiamo uniti dall'inizio e questi li uniamo dalla fine. Mettiamo il filo in questo modo e uniamo. Ci vuole un po' di pazienza a unirli. Il filo lo uniamo in questo modo. E come potete vedere, in questo modo andiamo a chiudere. Prima di unirli qua, facciamo in questo modo, li allarghiamo uno a uno. Allargandoli uno a uno, uscirà la collana ben dritta, mentre se li facciamo in questo modo, la collana esce un po' attorcigliata. Quindi facciamo così, li allarghiamo uno a uno, in questo modo. Una volta allargati, prendiamo il gruppo che abbiamo unito prima, e uniamo proprio la punta. All'inizio abbiamo lasciato un pezzetto di filo, quindi uniamo le punte. In questo modo appoggiamo qui la punta e in questo modo la collana uscirà ben dritta e non a onde. Filo con filo, ci vuole un po' di pazienza, ma poi il risultato è ottimo. Mettiamo qui il filo. Abbiamo così tutti i cappietti da questa parte e questi da quest'altra. Noi dobbiamo adesso unirli da qua a qua, la collana. Prendiamo il filo, il colore quello che ci, il colore che ci piace, facciamo un cappietto. Abbiamo fatto un cappietto, adesso prendiamo tutti i fili. Questi poi andremo a tagliarli. Adesso uniamo la collana. Facciamo un cappietto. Prendiamo bene tutti i fili. Li filo dall'altra parte. Passiamo da sotto. Prendiamo il filo. Portiamo sopra e chiudiamo con un punto basso. Di nuovo passiamo da sotto e mentre passiamo prendiamo dentro il cappietto, quello del filo, passiamo sotto, prendiamo il filo, portiamo sopra e andiamo ad eseguire un punto basso. Passiamo sotto, prendiamo il filo, portiamo sopra un punto basso. Andiamo avanti sempre in questo modo.
tenendo ben uniti i fili. Di nuovo passiamo sotto, portiamo sopra un punto basso. Quando iniziamo, ricordiamoci che dobbiamo prendere dentro tutti i fili. Quindi, mentre facciamo questa lavorazione, stringiamo in modo che i fili vengano poi uniti e poi andiamo tutti a tagliare. Adesso andiamo avanti, passiamo sotto, prendiamo il filo, portiamo sopra un punto basso. Andiamo avanti sempre in questo modo. Come potete vedere, i punti bassi rimangono sopra e questa è la chiusura della collana. Andiamo sempre avanti in questo modo finché abbiamo preso dentro tutti i capietti di prima. Dobbiamo cercare di stringere la lavorazione in modo che rimangano dentro tutti i fili. Andiamo avanti sempre in questo modo, finché arriviamo in fondo, finché abbiamo preso dentro tutti i fili, questo gruppo. Abbiamo tagliato tutti i fili, quindi quando abbiamo tagliato i fili, sistemiamo bene in questo modo, così andiamo bene a chiudere la lavorazione. Uniamo bene. Adesso qui siamo arrivati dove abbiamo tagliato i fili. Andiamo avanti con la lavorazione fino qua. Andiamo avanti fino a qui dove abbiamo tagliato tutti i fili. In questo modo prendiamo dentro i fili e andiamo avanti. E questa è la collana che abbiamo realizzato con avanzi di filato. Trovo molto carina, estiva e leggera da indossare. Il tutorial è così terminato. Ciao al prossimo video!